Bucinese al lavoro da inizio agosto con doppia sessione in quella di Badia Agnano, mattina dedicata al fondo, pomeriggio però già alle prese con i primi schemi, secondo il credo tattico di mister Marco Coppi, cui è stato chiesto di ripetere anche il risultato della scorsa stagione. La struttura è ottima, cioè è un bel posto per lavorare, i lavori per ora vanno bene al di là di qualche vescica, di qualche infortunio di stagione, però dai, tutto procede bene, ad ora sono contento. Conoscendo Marco Coppi la vede già, insomma, intanto ora si gioca più a pallone, oltre a fare tanti tanti chilometri per mettere benzina nelle gambe. Sì, il giorno è dedicato a tutto palla, come vedi, tutto sulla palla, la mattina è più incentrata l'allenamento sulla parte fisica, anche perché la mattina si corre meglio e quindi andiamo avanti così, domenica faremo un test tra di noi e poi riprenderemo dalla prossima settimana. L'unica cosa, non siete forse un pochino troppi? In questa preparazione sì, siamo 30, francamente non è anche neanche facile lavorare, però ci sono tanti ragazzi aggregati dal settore giovanile, qualche ragazzetto in prova e quindi logicamente dalla prossima settimana comunque tireremo un po' più le somme, saremo un numero più idoneo. Ma che cosa vuole fare la Bucinese in questo campionato di eccellenza? Ma io sai che non mi nascondo, quando non mi voglio nascondere, noi siamo una buona squadra, la società mi ha chiesto di ripetere il campionato dell'anno scorso, quindi capisco, è una squadra che è arrivata terza, ci mette dentro regole e frio, tutti magari vorranno etichettarci come una delle favorite, io dico che la società francamente mi ha chiesto di ripetere il campionato dell'anno scorso e noi cercheremo di farlo, ma la qualità esiste, non ci nascondiamo, siamo una squadra che può ambire a fare un buon campionato, che non è quello di ambire alla vittoria finale però.